La Fiumana d'Arte è uno dei più grandi parchi di scultura a livello internazionale, nasce nel 1986, 10 grandi opere monumentali donate alla terra di Sicilia, sparse sul territorio della Valle dei Nebrodi. Sono state delle opere che io ho costruito proprio per scelta politica in terreni pubblici, in terreni demaniali. Le opere di Fiumara d'Arte sicuramente rappresentano una ricchezza per l'intero territorio che comprende quasi la totalità di 7 comuni che sono interessati da queste opere d'arte. È stato all'inizio un rapporto complicato con il territorio perché erano molti scettici i sindaci di allora. La prima istanza è stata quella di dover difendere questo patrimonio dalla demolizione che lo stesso Stato voleva effettuare. C'è stato un iter molto travagliato e questo è un iter che ha subito soprattutto la Fondazione Fiumara d'Arte. Tutte le opere della Fiumara sono state perseguitate per più di 30 anni, ritenendole abusive, ritenendo che la bellezza poteva deturpare quel territorio dove quello stesso Stato, quello stesso potere, in tanti anni di sanatorie e condoni, ne ha fatto un atto di vilipendio. Sono tutte le cose che fai prezzi da interessanti, a quello capisci, io non capisci, così per me ma non è. Sai, delle lavorazioni ci sono, perché non è diciamo un pezzo di cemento, ci sono delle lavorazioni, un disegno. Il disegno c'è. Non sono diciamo delle strutture che danneggiano l'ambiente, sono cose anche diciamo belle da vedere e da visitare, soprattutto per le persone di fuori. Dico, c'è chi piace, c'è chi non piace, però mai qua. Naturalmente è una cosa che c'è. Sicuramente tutto ciò che rappresenta l'arte è un fatto positivo, sicuramente. Con l'avvento di questa famosa legge del febbraio 2006, finalmente la dignità l'abbiamo raggiunta, è stata istituzionalizzata la Fiumara d'Arte, per cui finalmente abbiamo avuto la risonanza che merita una iniziativa di questo genere.